Probabilmente l'ho piatto come medico fascia. No. Buongiorno Italia. Ciao Italia. Buongiorno a tutti, siamo pronti per questa nuova settimana, lunedì. Lunedì. Ma per voi già sono tutti uguali, vero? Perché per noi tutti uguali. No. Unitevi per aprire. Lo so. Lo faremo. Lo faremo, lo faremo. Nel nostro meglio. Per quanto... I miei capelli stanno crescendo sempre di più. Sì. Però vabbè, prima o poi li taglierò, a meno che non riesco a farmi uno scignon tra una settimana. Ti metto l'incidente. Aspettiamo ancora 2 minuti, magari le persone arrivano, spero che siete tutti bene. Lunedì. Buon weekend, avete mangiato, noi abbiamo mangiato tantissimo nel weekend. No, non è vero. Ti ho fatto la pizza in casa, io ho trovato il lievito, che qua non si trova mai a New York. Niente, vabbè, ci piacciato. Ok, questo è il maiore che stavo morendo di freddo. Sì, infatti fa un po' freddino oggi, non si sa l'estate, se arriverà mai. Non credo, mi sto iniziando a arrendere. Va bene, okay, allora dai. Possiamo cominciare. Iniziamo con questa nuova lezione. Aspetta che lo alziamo un poco. Ah sì, ok, perché sennò non ci vedono. Ciao Giulia. Ciao Giulia. Purtroppo non leggiamo, buongiorno da voi. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio da voi. Ok, iniziamo due piedi insieme in questa posizione, braccio lungo il corpo, aprite la schiena, sentite tutti i muscoli, chiudete gli occhi, ispirate, espirate. Tenete il vostro centro, cercate di muovere un po' il vostro peso del corpo, un po' davanti, un po' indietro, continuando a respirare. Aprite lentamente gli occhi, sentite il vostro centro. Quando espiro alzo le braccia sopra la testa, chiudo, tendo avanti con la gamba destra, rond de jambe, come se qualcuno vi stesse tirando su e voi non voleste scendere, incrociate. Aggrappatevi al soffitto, incrociate la gamba dietro e lentamente scendete. E siamo a terra, pronti. Questa era la nostra, come ci si siede al pavimento nella tecnica Gram. Quindi fondamentalmente fate ronde jambe avanti, seconda, incrociate dietro, ginocchio contro ginocchio e piano piano dritti scendete senza boom. Questo non deve succedere. Aggrappatevi al soffitto fino a quando il vostro coccige non tocca il pavimento. Esatto, da qui ci siamo, abbiamo respirato, sentite un po' il nostro corpo e cominciamo con i bounces normali, contrazione, 5, 5, 6, 7, 8, 16 bounces, accento giù, 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 14, 15, 16, release, diagonale, 1, 2, torno, 1, 2 al centro, estendo le gambe davanti, braccia, 1, 2, e apro, 1, 2. Di nuovo, contraggo, empty, quindi vuoti dentro, 16 bounces, release, 1, 2, torno al centro, 1, 2, chiudo, 1, 2, spalle giù, press down, quindi spingete, flex, stessa cosa, 16 bounces, release davanti in diagonale, torno al centro, apro in prima, giro le braccia, e sinistra sopra la destra. Da qui che siamo, due respirazioni in due, veramente usate la respirazione, stretching davanti, quando fate lo stretching è come se qualcosa esplodesse, quindi da qui proprio, proprio braccio indietro, cercate di stretchare tutto fino in davanti. Ritorno, cambio gamba, destra sopra la sinistra, in quattro, quindi usate le vostre braccia. Quindi io ho 4 tempi per salire, qualcosa che esplode dal vostro petto, tornate, espiro, stretching davanti, stessa cosa, qualcosa che esplode, e rimaniamo giù, e veramente stretchatevi, sentite il back of the leg, tutta questa parte. Tutta la parte del, come si chiama in italiano? Non lo so. Come si chiama in italiano? Spiegateci se sapete perché in italiano non mi viene in questo momento.
Però ricordiamoci sempre in questa posizione di I release, che, di cui abbiamo parlato nelle scorse lezioni, è un prolungamento del release normale, quindi è un prolungamento. Quindi quando fate il release non fate questo per il release, ma cercate di prolungare la vostra colonna vertebrale più del normale. Esatto. Immaginatevela però, immaginate la vostra colonna mentale, vertebrale, cresce all'infinito. Ok, pronti? Sounds like it together, quindi tieni insieme. Abbiamo 8 tempi, quindi avete 4 per respirare, 4 per contrarre, e poi si parte con i pansi. Pronti? 2, 3, 4, contraggo, 6, 7, 8, due tempi, 1, 2, centro, 2, estendo, seconda, contraggo, giù le spalle, motrivate la mano così, giù, 1, 2, centro, chiudo, flex, l'opposizione dalle vostre braccia, la contrazione, 7, 8, release, 2, salgo, 2, apro, 2, contraggo, 3, in 2, 1, 2, espiro, 2, di nuovo, sentite la vostra colonna, espiro, stretching, 1, 2, 3, 4, resto, 5, 6, 7, 8, ritorno, 1, 2, apro, 3, 4, contratto, cambio la gamba, cambio gamba in 4, 2, 3, 4, ritorno al centro, prendete il tempo per respirare, torno al centro, espiro e stretcho davanti e il resto. Ok, nice. E again, quando tutto è lento, cercate veramente di sentire tutto quello che parte dal pelvis, da questa area, poi sale su, poi va su, fino all'infinito, quindi non arrivate subito alle sagra. Tenete tutti i tempi. Bicipite femorale. Bicipite femorale, che in inglese si chiama armstring. Wow! C'ho il medico a casa. Ho studiato, ha studiato anatomia, lo dico, studiamo. Io pure ho studiato iniziale, l'avevo studiato, non mi ricordo. Allora, opening of the leg. Ok, opening of the leg, yes. Ok. I 3 e i 6, quindi l'abbiamo già fatti, 1, 2, 3, l'anca destra spinge indietro, torno, 1, 2, 3, stiamo velocizzando oggi, quindi faremo solo 1, 2, 3, torno, 1, 2, contraggo 3, con la spirale, 1, 2, 3, 1, 2, 3, destra, 1, 2, 3, torno, 1, 2, 3. Vedete qui in questa spirale come anche l'air release è connesso, quindi facciamo la spirale e l'air release. La spirale, l'air release, sto in air release per poi tornare al centro per i 6. Apriamo le gambe, 1, 2, 3, guardatevi l'arco e la freccia con le vostre gambe. Da qui chiudiamo con una contrazione, 1, 2, 3, le mani a coppa, la contrazione, buttate l'aria fuori, apriamo di nuovo, 1, 2, 3, con la vostra anca che spinge dietro, riapriamo le gambe in posizione dell'arco, torniamo, 1, 2, 3,
2, 2, 3, lento, 3, 2, 3, vado di lato, 1, 2, 3, torno, 1, 2 e 3, adesso questo è nuovo, guardate Marzia, vai, da qui contraggo, partiamo da una cosa, quando siete in questo si chiama pitch, pitch, in quindi diagonale. Quando siete nel pitch dovete continuare minimamente a sentire le vostre ossa, quindi non siate troppo avanti perché ciò vi non le sentirete mai, dovete stare veramente comunque sopra quelle ossa questa leggermente linea. Esatto, leggermente è come se aveste, avete presente la tenda canadese, è come se aveste qualcosa puntato qui a terra al pavimento, da qui la contrazione 1, 2, 3 e vi trovate qui, ci troviamo in posizione di contrazione 4, 5, 6, quindi sono ancora in contrazione, qui cerchiamo di far toccare il pavimento con la parte bassa della schiena, perché la contrazione è talmente attiva in questo momento che la vostra parte della schiena bassa tocca il pavimento, da qui, quindi 6 punti per andare indietro con le braccia in seconda. Da qui stessa cosa tipo dello stretching, la release come se stesse esplodendo qualcosa, quindi da qui proprio... 6 punti, 1... 2, 3, cambio gamba, cambio la gamba, 4, 5, 6, torno in posizione di pitch, quindi di diagonale davanti. E da qui ho già la seconda gamba, l'altra gamba davanti perché l'ho cambiata nel release, quindi siamo pronti per aprire di nuovo. Quindi anca sinistra, 1, apro 2, 3, scusami. Quindi, contraggo due gambe, tre conti, apro tre conti, chiudo tre conti, vado di lato, mi raccomando di lato, state su. Torno, questo è più veloce, quindi 1, 2, 3, torno, 1, braccio 2, spiro 3. Da qui andiamo indietro in 6 conti, è molto difficile andare indietro all'inizio, perché tenderete a usare molto i vostri addominali per rimanere su, e in realtà è un po' l'opposto, è un po' tutto... Più espirate, più rimarrete, più usate i vostri addominali, più vi verrà difficile, sarà veramente pesante, perché poi quando siamo qui ci saranno moltissime variazioni, tantissime, quindi più voi espirate e contraete, più sarà facile. Quindi mi raccomando. Ok, andiamo. Non c'è niente, c'è solo una cosa diversa dalle scorse lezioni, che è andare indietro in 6 conti, tornare in 6 conti con il cambio della gamba davanti. Abbiamo 6 conti per partire e poi cominciamo con le spirali. La chiusura è lenta sempre, ricordiamoci. Ok. Sinistra sopra destra, contraggo, 2, 3, contraggo, 5, 6, okay. Spirale, centro, contraggo, destra, 3, torno, 2, 3, 1, 2, 3, cosa abbiamo adesso? Ok,
Piccole contrazioni, le sappiamo, le abbiamo già spiegate le altre due classi. Cosa facciamo oggi? Oggi cominciamo una nuova nozione all'interno delle piccole contrazioni che si chiama tilt. Quindi, cominciamo dall'inizio. Contraggo, 5, 6, 1, 2, 3, o 4, 5, 6. Vado over, quindi up and over in tre conti. 1, 2, 3. Release dal mio pelvis. 2, 2, 3. Just the pelvis, quindi solamente il vostro bacino che contrae, il vostro torso rimane dov'è. Quindi 3, 2, 3. Vado di nuovo over, quindi giù. 4, 2, 3. Torno al centro di contrazione. 5, 2, 3. Ok? Da qui facciamo la prima volta le vere small contraction, piccole contrazioni in 6. Quindi quando tornate, andate giù in un tempo, quindi 1, sempre in contrazione, release, 2, 3, la stessa cosa che avete fatto col pelvis, però più veloce, 4, avete un conto per contrarre col pelvis, 5 per andare giù e 6 per tornare al centro. Ok, quindi avete tutta una sezione lenta e tutta una sezione veloce, vi faccio vedere la veloce, pronti? Da 1, 1, release, 2, 3, contraggo 4, vado 5, 6, ricordate sempre la contraction. Di là. Per conti per andare giù, 1, 2, 3. Spiro, quindi l'anca destra tira, il mio busto sale e sono totalmente come se avessi due stecche qui, quindi non sono né così e né così. Quindi 2, 2, 3. Contraggo al centro, 3, 2, 3. Vado over, 4, 2, 3. Ritorno in contrazione al centro, 5, 2, 3. Scusate, non so cosa è successo. Ci siamo. Stessa cosa a destra. Giù in 3. Spirale in 3. Contraggo al centro 3. Over in 3. Ritorno in 3. Fino a qua ci siamo. Adesso aggiungiamo il tilt. Siamo in contrazione. Il mio bacino spinge da sotto e mi fa release verso sinistra. Qui cosa succede? Sono totalmente su un'anca, quindi il mio peso è tutto spostato su questa anca. Sono dritta, come quando faccio per esempio una spirale, e sono qui, quindi riesco a stare su un'anca. Quindi 1, 2, 3, ho tre conti per andare qua. Aggiungo la gamba, tenetela, 2, 2, 3, ritorno, 3, 2, 3, qua ci sono due punte che si toccano, e la contrazione mi riporta al centro, 4, 2, 3. Stessa cosa a destra, release, 1, 2, 3, la testa è in linea con la vostra schiena. Aggiungo la gamba, 2, 2, 3, tenetela. Torno, 3, 2, 3, sempre su un'anca, contraggo, 4, 2, 3. Vado giù in 1, release, 2, 3, vado al centro, 4, 5, 6. Ok, ci proviamo, quindi sono... Aspetta che stiamo scivolando da questo lato, altro mette il telefono dritto. Quindi ricordate che davanti è solo il bacino, tutto lento, tre conti, bacino tre conti, over tre conti in centro. Poi tutto in 1, 1, 2, 3, contraggo 4, 5, 6. Di lato tutto lento. E poi facciamo il tilt. 1, 2, 3, aggiungo la gamba, 2, 2, 3, chiudo, 3, 2, 3, contraggo. Stessa cosa a destra. Ok? Guardate sempre la barchetta. L'asta della barchetta, se la barchetta è in alto mare, l'asta non cade. Ok, pronti? Abbiamo 6 conti per cominciare. 2, 3, 4, 5, 6. Over, 2, 3. Release, 2, 3. Espiro il bacino, 3. Vado over, 2, 3. Torno al centro, feel empty. And 1, 2, 3. Il bacino, 5, 6. Di lato, 1, 2, 3. Spirale. 2, 3, al centro, over, respingo in contrazione, destra, spiro, contrago, vado over, torno al centro, pronti per i kick, 2,
3, la gamba, 2, 3, resto, 2, 3, torno, 2, 3, contraggo, stessa cosa, destra, 2, 3, la gamba, 2, 3, stop, 2, 3, chiudo, contraggo, in 6, 1, 2, 3, braccia, 5, 6. Ok, da qui si apre in seconda, di solito, e siamo pronti per i deep stretches, quindi grandi, profonde contrazioni. Contrazioni profonde, allora, la scorsa volta abbiamo lavorato sulle contrazioni profonde, e abbiamo fatto le spirali solo nel primo movimento. Esatto. Adesso aggiungeremo le spirali in tutti i movimenti, quindi in tutti e quattro i movimenti. Quindi il primo movimento lo sappiamo, posizioni alla braccia in posizione dell'aquila, diciamo, come se fossero delle ali. E la braccia la seconda con il pressing down, quindi spingete verso il floor e rimanete indietro col peso del corpo. Ok, il muro immaginario dietro di voi, uno, 2, contraiamo, andiamo giù, 2, 2, release, 3, 2, torno, 4, 2, di lato, 1, 2, 2, 2, l'anca destra spinge, andiamo a sinistra, 3, 2, torno, 4, 2, contraiamo di nuovo, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, posizione di diamante che l'abbiamo già studiata per il centro, quindi due conti, 1, 2, contraggo al centro, vado giù, 2, 2, release, 3, 2, 4, 2, di lato, 1, 2, 2, 2, l'anca destra, 3, 2, mantenete 4, la stessa posizione, 2, torno, 1, 2, 2, 2, anca sinistra, torno, 4, 2, apro in posizione di V, 1, 2 al centro, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Quarto movimento, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, questo lo sapete, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. L'ultima volta, prima che finiamo, facciamo l'ultimo movimento in un conto, quindi faremo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e sto, finisco, e poi facciamo l'esercizio dei feet coming forward, dei piedi che spingono. Fondamentale, parliamo di due cose. Ogni volta che chiudete le braccia su, pensate come se foste paralleli al soffitto, quindi come se ci fosse questa sensazione, qualcuno è qui, che cerca di... come se vi aggrappaste a qualcosa, state tirando su. Quindi diciamo che cerchiamo il goal è di mantenere queste braccia parallele al soffitto, così che quando contraiamo andiamo poi al pavimento, sono adesso parallele al pavimento. Quindi non c'è niente di tutto questo. Quindi così. Poi release, le braccia, release, perché la schiena, release. Quindi da qui, il bacino. Il bacino, due, release, tre, fino alla punta, e quindi le braccia vanno con il resto del corpo e torno. Questo per tutti i movimenti, ricordatevi bene, poi ci sono mille altre nozioni, però oggi ricordatevi questa, braccio parallele. Cercate, quando andate di lato, nelle posizioni di lato, cercate di non fare questo, di spingervi fuori, ma cercate di rimanere sempre qui con le due stecche al lato del nostro corpo. Ok, ci siamo? Proviamoci. Sono 8 conti, quindi avete il tempo per un attimino, ricordate gli esercizi. Respirate e non importa se sbagliate, dovete rischiare, cioè oggi siete qui per sentire dove il vostro corpo può andare, ok? Quindi se sbagliate, fregatevene, ok? Via, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 2, release. Spiro. Centro, destra, due conti, uno, due, e ok,
2, 3, 2, 4, 2, 1, 2. Pronti per un conto? Onde. Cercate di mantenere questa continuità nel vostro corpo, nella vostra spina. Quindi immaginate che la vostra spina dorsale faccia questo tutto il tempo, sempre. Immaginazione. Andiamo avanti. Abbiamo parlato dell'alga in fondo al mare, no? Della vostra spina dorsale settimane. Quindi cercate di avere sempre queste immagini nella vostra testa mentre studiate tecnica grande, perché vi aiuteranno a capire meglio il movimento. Ok, andiamo fit coming forward. Leggermente sì, facciamo fit coming forward e facciamo. E facciamo prima. Al solito, usate le braccia se ne avete bisogno, mi raccomando, gestite veramente il vostro peso del corpo. Facciamo 8 tempi, 2, 3, punto, 4, flex, 5, 6, 7, 8, sentite il vostro andiamo. Stessa cosa, alla seconda, apro, 1, 2, 3, punta, 4, flex, 5, 6, torno. Stessa cosa davanti, aggiungo però la contrazione della punta, quindi 1, 2, 3, punto e contraggo, mi raccomando non sedetevi, dovete sempre stare su, 4, flex, release, 5, 6, torno, 7, 8. Adesso state attenti qui. Apriamo una gamba a destra, 1, 2, 3, punto 4, continuate a spingere col tallone sinistro, sorreggetevi con le braccia per rimanere su, flex, 5, 6, torno al centro, 7, 8. Alla sinistra, spirale, 1, 2, 3, punto 4, flex, 5, 6, torno 7, 8. Da qui facciamo la transizione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stessa cosa che abbiamo fatto l'altro giorno. Punta, 2, facciamo così, punta, 2, flex, 2, flexing. Flex, non so parlare oggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semplicissimo, punta, flex, per sentire i muscoli rotatori, in modo tale che ci riscaldiamo. Torno, 1, 2, in 4, 3, 4, quindi è più veloce. Da qui facciamo braccia giù, 1, 2, contraggo, 2. O 2 o 4, dipende da come contate. O contate 1, 2, 3, 4, oppure contate 1, 2, contraggo, 2. E dipende da come contate. Braccia su, 1, 2, 3, 4, questo è più lungo, in generale, 1, 2, contraggo, 3, 4. Da qui apro direttamente, 1, 2, 3, 4. Quindi da qui che siete in contrazione, fate il release, ritornate nel vostro centro e aprite le gambe in seconda. Perché riuscite ad aprire le gambe in seconda? Perché il vostro peso non è davanti, quindi se rimanete sempre appoggiati dietro, le gambe riescono a muoversi. Al solito, 8 conti. Davanti 8, seconda 8, davanti contraggo, sempre in 4 contraggo, flex 5, 6, torno 7, 8. Uso una gamba e una spiral, quindi mi raccomando, la gamba non deve stare under. La gamba che voi allungate deve stare under, cioè nel senso il ginocchio deve pressare per terra, quindi siete totalmente under. E ritorno, stessa cosa da lato, transizione in 8 la prima volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punta flex. Punta flex, torno in 4 e facciamo una volta in 2 o in 4, dipende come lo contate, ve lo conto, non vi preoccupate. La seconda volta braccia su, in realtà rimane allo stesso tempo e apro in seconda, ok? Mi raccomando la posizione dietro, abbracciatevi con le vostre braccia, ne abbiamo già parlato nelle scorse classi. 8 conti, ok, mi raccomando, importante. 8 conti, 2. 8, spingo, 2, 3, punto, 5, 6, torno, seconda. Davanti con la contrazione. Contraggo. Una gamba, 1, 2, 3, punta, flex,
arco. Quattro, apro, uno, due, tre, quattro. E sorrido. Okay. Sì, io ho provato a sorridere. Però sento tipo... È molto duro che stiamo in power per le hip, quindi veramente continuate a respirare. Nel lavoro della schiena sempre respirate. Se sorridete vi dimenticate del dolore. Okay. Ok, introduzione long wins. Ok, stiamo aggiungendo anche qui altre cose. Lo so che stiamo andando un po' veloce, però volevo darvi delle piccole introduzioni. Poi quando le scuole riapriranno e tutto, avrete il piacere di cominciare a studiare con le vostre insegnanti e quindi magari dire, ah, abbiamo imparato questo! E quindi lo potete approfondire. Però adesso noi vi diamo delle nozioni, ok? Ok. Allora, long limbs, preparazione per i long limbs. Abbiamo già fatto le preparazioni per i long limbs, quindi abbiamo studiato le gambe cosa fanno. Le gambe fanno flex 2, ginocchio 2, 2, 3, 2, 4, 2, stendo il piede. Altra gamba, flex 1, 2, ginocchio lascia il pavimento 2, 2, il ginocchio torna al pavimento 3, 2, la punta 4, 2. Lo facciamo solo due volte lento questa volta, veloce, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Un'altra volta, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adesso prepariamo quattro conti, le braccia salgono su, come abbiamo fatto per le profonde contrazioni. 1, 2, 3, 4. Adesso facciamo 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Adesso cambia 1, 2 a terra direttamente. Release, 2, 2. Aggiungo il braccio, no, non ancora aggiungo il braccio. Torno 3, 2. 4, 2, torno al centro, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Adesso aggiungo il braccio, quindi 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, spingo e aumento la spirale, torno al centro. Andiamo dall'altro lato, 1, 2, release, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2. 1, 2. Aggiungete due. La spirale, quindi spingete l'anca e siete lì in spirale. 4 volte. 4 volte. Poi facciamo 2 volte al centro senza andare avanti. Centro, braccia in quinta, le ginocchia si sollevano, apro e punto i piedi nello stesso momento. Allora, da ricordare su questa variation, quando poi finiamo la preparazione delle gambe, andiamo di lato. 1, 2. Abbiamo un braccio, aspettamento di profilo. Sì. Magari lo dovrei. Abbiamo un braccio davanti, proprio all'altezza dell'area pelvica, quindi qui, e un braccio esattamente dietro, come se formassero una linea orizzontale, quindi siete qui. Quindi, la prima volta facciamo semplice, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. La seconda volta, 1, 2 direttamente al pavimento, 2, 2 con la release. Ok, però va. Per la release, molte persone tenderanno a spingere indietro, quindi a fare questo. In realtà per il vostro release voi siete già al centro, come Ale, e quando fate la release, di nuovo, è solo il petto, quindi non spingete indietro. Quindi mi aiuto con le braccia, sollevo il mio corpo come se volessi sollevare il mio corpo dal pavimento, e da qui il petto continua. Esatto. Non faccio questo, questo. Anche perché più andate indietro, più tirate tutto questo muscolo, che si chiama psoas, e domani non potete camminare. Quindi, e non è bello. Quindi state veramente su, senza spingere indietro. Quindi questo qua. La seconda volta vi ho fatto 1, 2. 2, 2. Questa è la seconda volta. 2, 2, 3, 2, torno al centro, 4, 2. La faccio dall'altro lato. La terza volta facciamo 1, 2, 2, 2. Aggiungo il braccio, ma non cambio posizione. Dove guarda. Siamo? 2, 2, 3, 2 con la testa, quindi solo la testa si gira adesso guardando oltre la vostra mano. Esatto. Quindi questa è la posizione che poi farete veloce quando faremo poi long leans. Da qui 4, 2, 4, 2, allungo e aumento la mia spiral e torno 5, 2. Stessa cosa a sinistra. Stessa cosa a sinistra e poi facciamo 1 con la spiral, quindi l'arca sinistra e sto dritto, 2, 2, 1, 2,
due, due, cambia ancora, uno, due, 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 cambia un'ultima volta, uno, due, 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 al centro, uno, due, tre, quattro, uno, due, tre e quattro. Quindi quando cadono le braccia, drop of the arm. Quindi scendono le braccia, si flexano, si vanno in flex i piedi e il ginocchio si piega. Quindi è proprio una questione di coordinazione. Ricordate il burattino di cui abbiamo parlato, il burattino. Ok, proviamo a fare questo, che è molto bello a un certo punto quando diventerà, quando proprio lo sentirete nel vostro corpo, sentirete proprio di allungarvi. Ok, introduzione a 65, ok, cos'è? Quindi braccia dietro che sostengono la vostra schiena, allungatevi. Cercate di non sentirvi attaccati al pavimento per nessun motivo. Abbiamo quattro conti e poi cominciamo direttamente con tutti i piedi lenti, ok? Uno, due, tre, quattro, flex. Allungo, punta, sentite gli alti, sinistra. Più veloce. Di nuovo sinistra, quattro tempi e braccia, okay. Destra, appoggio, ritorno, centro, sinistra, respiro, destra. Uno, appoggio due, ai release, torno, centro, centro, e uno, appoggio due, ai release, braccio, centro, col braccio, due, e uno, due, due, al centro, e ci siamo. E ci siamo, abbiamo incrementato un po' di cose all'interno dei longlinzi che diventeranno molto divertenti. È molto complicato, lo so, all'inizio, veramente complicato. Però veramente importante che capiate questa posizione. Qui, quando una volta che facciamo il release, aggiungiamo il braccio, guardiamo verso l'esterno della vostra mano, quindi allungate la proiezione del vostro sguardo fuori. Questo è davvero il longlinz, perché poi se Ale toglie il braccio dietro, succede questo, e quello è il vostro longlinz che viene da qua. Uno, due, che l'abbiamo appena fatto, però noi siamo rimasti al centro, in realtà poi a un certo punto andate lì. Quindi è tutta una preparazione per quello che sarà il vero esercizio. Che poi diventerà veloce quando diventeremo più avanzati. Ok, quindi abbiamo quarta posizione, l'abbiamo fatta l'altra volta, lo rispieghiamo, però andiamo veloce, sono 42. Quindi quattro tempi senza le braccia, 1, 2, 3, 4, quattro tempi per tornare, 1, 2, 3, 4. Facciamo uno di ognuno oggi, 1, 2, 3, 4, torno, 1, 2, aggiungo il braccio, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pronti con l'altro braccio. 1, 2, 3, 4, torno, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 2, 2, pitch davanti, 3, 2, stop, 4, 2. Allungo le gambe davanti, 5, 2, come abbiamo fatto l'altra volta, cambio nell'altra anca. 6, 2, stop, 7, 2, quarta, 8, 2, destra, sinistra, 1, 2, 3, 4, torno, 1, 2, aggiungo il braccio, 1, 2, 3, 4, mi raccomando state sempre al centro, non andate avanti, torno, 1, 2, 3, 4, 2 braccia, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, e siete qui, 2, 2, aggiungo il braccio, pitch, quindi qualcosa che vi spinge, 3, 2, increase, quindi aggiungete la vostra spirale e da qui di nuovo estendo davanti, cambio l'anca, sto, quarta posizione, ok? Ce la possiamo fare.
Quindi tutte e quattro normale, una volta più lunga, quindi non mi confondete. Solo una cosa voglio dire, perché ho visto un sacco di voi praticare la tecnica grande in questi giorni, siamo molto contenti di questo, abbiamo ricevuto un sacco di video, un sacco di domande. Per la quarta posizione ho visto alcuni di voi fare questo, quindi cioè mettendo il peso sulla gamba davanti. Quindi che cosa vogliamo fare? Vogliamo buttare l'anca sul pavimento, quindi cercare di sederci su tutte e due le anche. Quindi questo ginocchio sarà un po' più sollevato di come vi aspettate, ma molto importante è cercare di avere tutte e due le gambe come se stesse seduti così. Quindi volete avere tutte e due le gambe a terra, molto importante, pensateci adesso che facciamo l'esercizio. Mi raccomando, continuate a usare la schiena, cioè non è mai il braccio che si muove, è sempre la schiena che si muove e il braccio che segue, immaginatelo, è tutto graduale. Pronto? Se avete male al ginocchio, mettete il ginocchio davanti. Abbiamo quattro tempi e poi partiamo per il turns around the back. Pronti in quarta? Uno, due, tre, quattro e torno, alzo il braccio. Due braccia, pitch, esterno, cambio, quarta posizione, sinistra, anca. Io poi lo raggiungo, veramente è un concetto molto importante. Ok, vogliamo aggiungere un'altra cosa, ne faremo solo una. Cleaning o back leg? Cleaning o back leg? Back leg, back leg. Ok, nuovo esercizio. Nuovo esercizio al pavimento. Back leg extension. Quindi back, dietro, leg, gamba, estensione. Extension. Quindi l'estensione della gamba dietro, quindi back leg extension. Come si comincia? Con una quarta posizione che abbiamo appena fatto, però leggermente, il vostro bacino sarà leggermente verso la diagonale, quindi impostatevi verso la diagonale, come se stesse guardando la diagonale, però poi il vostro, tutta questa parte del vostro corpo, il vostro chest and torso, si girano in spirale. E questo ginocchio in the back leg extension può essere leggermente più aperto. Non deve per forza essere parallelo, perché viene un po' difficile. Quindi dovete aprirlo un pochettino in diagonale, tallone sempre su, anche rivolte verso la diagonale, e voi vi girate di profilo. Da qui cosa succede? Da qui. In un tempo andiamo verso la gamba davanti, senza spostare il peso del corpo. Quindi rimaniamo al centro e facciamo uno. Quindi veramente prendete la vostra caviglia destra, in questo caso, e col braccio destro sostenetevi in modo tale, esatto, in modo tale che non succede questo, non deve succedere, dovete stare tutti dritti. Quindi uno e siamo qua, cercate di usare il vostro anteor per alzare il ginocchio, estendo, uno, due, tre, facciamo, estendo, due, due, tre. Ora Alessio che è super flexible, riesce a avere la gamba super flessibile, riesce a avere la gamba così indietro. Ma non è quello l'obiettivo dell'esercizio, cioè magari per le persone meno flessibili può succedere anche questo, cioè di mettersi veramente un po' più aperti, questo non dovete per forza stare indietro. Non dovete per forza pensare ad andare a destra. Esatto, okay. È veramente dove il vostro corpo può andare. Quindi andiamo in uno, resto due, tre,
Estendo la gamba dietro. 2, 2, 3. Adesso attiviamo la spirale, quindi da qui che siamo, la nostra anca destra spinge, la nostra schiena segue in tre conti, sempre con la mano qui. Piego il ginocchio dietro. 1, 2, 3. Torno, l'anca sinistra spinge. 2, 2, 3. Ok? Di nuovo. 1, 2, 3. Estendo. 2, 3. Spirale. 2, 3. Piego il ginocchio. 2, 2, 3. Torno. 1, 2, 3. Estendo davanti. Cambio anca. Rifacciamo la stessa cosa, però in questo caso a sinistra cominciamo direttamente col secondo movimento. Quindi arrivo 1, estendo 2, 3. Quando estendo la gamba dietro, come abbiamo appena fatto, aggiungo il braccio. Quindi 1, estendo braccio e gamba insieme, 2, 3. Il vostro braccio è come appunto sempre se spingesse giù. Stessa cosa del primo movimento, aggiungo la spirale col braccio. 2, 2, 3. Piego la gamba in tre conti, 1, 2, 3. L'anca destra spinge e torno al centro. Stessa cosa. 1, 2, 3. Estendo. 2, 3. Spirale. 2, 3. Piego. 2, 3. Torno. 2, 3. Senza il braccio, spirale. Ricordatevi, state al centro, non andate avanti. Quindi state qui. Estendetevi. Posso farlo anche senza il braccio ormai. Però è normale che all'inizio avete bisogno del braccio. Anche perché mi aiuto tantissimo con questa gamba. Quindi veramente spingo qua. Cioè sento veramente che questa gamba io posso veramente anche alzarmi perché ho tantissima forza qui. E poi mi giro con la spirale, quindi non c'è bisogno che mi fate questa spirale, è leggera. Quando aggiungiamo invece il secondo movimento nella seconda volta, quindi quando facciamo e estendiamo il braccio, cercate di, quando andate poi in spirale, girate da questo lato, di allungare tutti e due i lati, quindi il vostro braccio spinge contro il muro davanti, la vostra gamba spinge contro, si allunga verso il muro dietro, quindi cercate di sentire sempre questa opposizione perché vi aiuterà ad allungarvi sempre di più. Un'altra cosa molto importante quando andiamo in posizione di back, cioè facciamo nella prima volta, la prima torsione, uno, spostiamo il nostro peso sull'anca destra, quindi è come se stessimo in equilibrio solo su un gluteo, perché dobbiamo cercare di con il nostro lavoro dell'alveol di sentire l'attitude qui, quindi il ginocchio si solleva leggermente da terra, perché altrimenti se lasciate il ginocchio a terra non riuscirete poi ad estenderlo, quindi ginocchio attitude, non pensate però a sollevarlo in un'attitude così. Si solleverà dal pavimento automaticamente quando sposterete il vostro peso sull'anca e qui siete liberi di muoverlo per estenderlo dietro, pensateci. Quindi rimanete veramente alti anche qua. Quando questo succede, se il ginocchio non vi si alza, nonostante avete spostato il peso, è perché non lo sentite, non sentite tutta questa parte. Se voi vi allungate, vi alzate, si alzerà tutto di conseguenza. Questo tallone si girerà, questo ginocchio si alzerà e voi sarete molto lunghi. Quindi pensate. E lo so, abbiamo detto che la mano va sulla caviglia, ma se avete problemi, mettete entrambi le mani a terra, così come sto facendo io, di lato. Ok, abbiamo sei conti, quindi le prime due volte senza il braccio, cambiamo lato, e facciamo le altre due volte con il braccio, okay? Pensate sempre a tutte le nozioni che abbiamo. Sei conti. No, un attimo. 2, 3, 4, 5, 6, arrivo, 2, 3, estendo, 2, 3, spirale, 2, 3, gamba, 2, 3, torno indietro, 2, di nuovo, arrivo, cresco, estendo, spirale, piego, torno indietro, estendo davanti come abbiamo già fatto, 1, 2, 3, cambio, 2, 3, 1, 2, col braccio, 1, estendo il braccio e gamba, spirale, piego, torno indietro, di nuovo, 1, 2, 3,
avanti e stretching forward. Wow. Ok. Ok, questo esercizio back leg extension ha 4 differenti movimenti. Noi ne abbiamo fatti 2, quindi aggiungeremo gli altri come andremo avanti con il tempo. Poi vedete che diventeranno molto divertenti. Sì, e soprattutto, esatto, back leg è veramente complicato perché a un certo punto sentirete... Dovete veramente utilizzare la vostra contrazione, sedete sulle ginocchia, veramente si evolve tantissimo questo esercizio. È un esercizio in cui veramente senti, è molto sharp, cioè molto drammatico. Questa musica è stata un po' lirica, ma di solito quando siamo a gram ci suonano delle musiche molto drammatiche, quindi è tutto veramente proprio ha, ha, ha. Cioè, c'è sempre un senso di tutto quello che facciamo, c'è sempre una storia dietro. Un pochettino che ti crei tu, però ovviamente all'inizio avevo bisogno di spiegarvi un po' le nozioni principali, poi andremo a questo un po' più avanti. Ok, ci possiamo alzare? Sì. Allora, strecciamoci un pochino, vi mettiamo una musica per avere un po' di stretching che potete fare con noi, così che siamo stati seduti al pavimento, adesso ci strecciamo un pochino. Mettiamo quella che volevamo mettere questa. Ok. No, un po' pallosa. No, mettiamone un'altra, mettiamo questa, va bene. Strecciatevi un pochettino, quindi lancio davanti, destra. Quindi gamba destra avanti, a fondo, ginocchio a terra. Siete un po' liberi, se no seguite. Appena alzati e facciamo mezza, estendo in un pranz, mezza, torno, mi raccomando il vostro peso davanti, non state lungo il centro, un po' davanti, sinistra, 2, 3, 4, spingete la mezza punta, 2, 3, 4, di nuovo 1, 2, 3, 4, solo il plié mezza punta, 1, torno 2, 2, torno 2, 3, 4, adesso cambia il tempo, si fa un pranzo veloce, quindi 1, 2, 3, lasciate andare, 4, sinistra, 1, 2, 3, 4, quindi veramente per scaldare i piedi, da qui cominciamo il tendu, e faremo mezza, punta, mezza, chiudo, punta, giro in dehors senza sedermi, quindi rimanete con voi altri, giro, alti,
e torno, quindi 1, 2, 3, 4, 5, avvio 6, 7, torno 8, 1, appoggio 2, flex 3, senza contrazione, torno 4, 5, 6, 7, 8, sinistra, mezza punta, mezza chiudo, punta, anteo, punta, appoggio, flex, appoggio, punta, torno, stessa cosa di lato, da, anteo, stessa cosa, non mi fate questo, ma rimanete su, alti, come se avessi una linea, su. Torno, appoggio, flex, quindi sentite solo il flex che stretcha tutta la parte della vostra gamba, appoggio e torno, stessa cosa a sinistra, ok? Plie 1, 2, giù, giro 3, estendo 4, veramente sentite un'estensione che arriva da qui. Stessa cosa, mezza punta, mezza chiudo, punta, stavolta and down, torno, chiudo. Adesso facciamo 1, appoggio 2, 3, flex 4, punta 5, riflex 6, contraggo, quindi da qui che siete, forse abbiate i conti, però li facciamo, da qui che siete contraete, piccolo, questo, la gamba davanti rimane, oh, siete in contrazione, estendo, punta. Quindi rifacciamo a sinistra con i conti giusti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, solo una volta, quindi contraggo 5, 6, estendo 7, 8, stessa cosa di lato, sarebbe la stessa cosa, quindi con le braccia sostenute, 7, 8, stessa cosa, andata, appoggio, flex, contraggo, veramente ispirate, stessa cosa dietro, però dietro non fate la contrazione, ma fate un plié ad allungare, ciò vuol dire mezza punta, mezza chiudo, punta, andata, punta, chiudo, punta, appoggio, punta, plié, col flex, quindi un po' plié, torno. Da qui semplicemente facciamo un relevé magari, braccia su, respiro, tornate, e shake it out. Ok, quindi, lavoro dei piedi, tutto il tendu, davanti, davanti in sesta, seconda, seconda in sesta, transizione in quattro, quindi uno, due, giro tre, allungo quattro. Stessa cosa, destra davanti, destra seconda, giusto? Avanti, avanti. No, quindi avanti, avanti, seconda, seconda, dietro, dietro. Ok? I tempi sono sempre un po' tricky. Allora. Tricky, cioè, non so, però, come che si dice in italiano, tricky? Un po' ingannevoli. Ok, ci siamo, 8 tempi. Mi raccomando, spingete i piedi e riscaldatevi. Pronto. Sesta posizione, alti, addominali dentro, tenete il vostro centro e iniziamo con il lavoro dei piedi. 4, 5, 6, 7, 8. Sinistra, sì. Andiamo lenti. Mezza punta, punta e dai, appoggio, flex, ritorno, punta e chiudo, sinistra. Destra di lato, punta di lato. Punta.
Bene. Ok, volevo introdurre una cosa che abbiamo dimenticato di introdurvi, perché molte volte ci vedete fare delle spirali nei nostri tendu. In gram ogni tendu ha una spirale esattamente come il pavimento, quindi se noi andiamo, tutto è con le anche davanti, quindi le anche rimangono davanti, però quando io faccio il tendu, il mio corpo in opposizione con il mio bacino, quindi il mio bacino non viene con me, il mio bacino resta al centro, questo è il tendu, ok? Quindi tutte le volte che voi fate tendu davanti a destra, il vostro corpo andrà a destra, ma il vostro bacino rimane dritto. Sinistra, la stessa cosa. Di lato, voi fate tendu, il bacino è sempre dritto, ma il vostro corpo si oppone. Quindi di nuovo, non fate questo. Rimanete al centro, il vostro corpo si oppone. Stessa cosa dall'altro lato. Quindi la spirale avviene solo nell'upper body, esatto, nella parte superiore del vostro corpo. Quindi immaginate che la spalla dietro. Vado a sinistra, quindi esatto, adesso vado con la gamba, esco fuori e il mio corpo, il mio lato sinistro sta spingendo da quest'altro lato. Esatto. Da questo lato. Se vado invece con la gamba destra di lato, il lato opposto spinge dall'altro lato, in questa maniera, in questa posizione da questo lato. Se vado invece dietro, la spirale rimane dalla parte della gamba avanti. Quindi guardate, se faccio tendu davanti, se faccio tendu dietro, però con la gamba esterna, la spirale, con la gamba opposta, la spirale rimane la stessa. La cambio con la stessa gamba. Esatto, quindi davanti con la destra chiudo. Se devo andare dietro, devo cambiare la spirale e estendere la destra, perché se andassi a destra e facessi tendu con la destra, non sarei in opposizione, sarei esattamente dallo stesso lato della mia gamba. In realtà devo andare in opposizione, quindi destra, bacino, opposta alla mia gamba e sinistra. C'è sempre questa... Quindi immagini, per ricordarvelo più facilmente, se ci pensate, opponete la vostra spirale sempre alla gamba di fronte. Quindi sempre la gamba di fronte, quindi gamba di fronte. Se vado dietro, gamba di fronte, quindi cambio la gamba, vado sulla gamba sinistra, sempre sulla gamba di fronte, opposizione con le vostre spirali. È la stessa cosa che facciamo nel pavimento, solo che ovviamente agli impiedi vi risulterà un po' più complicato, però... Ci lavoreremo andando avanti, perché le spirali si aggiungeranno sempre. Abbiamo un piccolo CD, molto semplice, quindi faremo dalla prima, sempre, non pensate alla spirale ora, cerchiamo di rimanere dritti, esatto, quindi non pensiamo alla spirale. Per chi è più avanzato fate la spirale. Per chi è più avanzato la potete aggiungere, quindi faremo solo 1, 2... 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, dietro, 1, 2, 3 e 4, avanti di nuovo, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, jeté, jeté, piego, stendo, chiudo, quindi ho fatto destra, destra, seconda, dietro, sinistra, seconda, dietro, 8 GT in seconda a destra, 8 GT in seconda a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Finiamo con un plié, respiriamo e ci ricomponiamo. Quindi qual è l'obiettivo di questo esercizio? Quando noi facciamo GT e andiamo nel culo, che è veramente un rebound. Quindi da dentro, come se veramente la vostra caviglia sinistra in questo caso fosse calda, quindi la tocco e riesco, quindi non sto qui e poi ritorno, è proprio ha ha, quindi è per allenare questa gamba di terra e ora vedremo il perché nell'esercizio dopo che vi brucerà la gamba di terra. oggi cattivissimi cattivoni. Allora, four, facciamo 25. Sì, proviamo, sentiamo. Non lo trovo. 55. 2, 3 e 4. Mi raccomando il lavoro dell'andeor sempre, cercate di spingere e tornare. Spingere, apriamo il ginocchio e andiamo in seconda. Apriamo il ginocchio e andiamo dietro. Apriamo il ginocchio e andiamo in seconda. Ok, è un pochettino veloce, però cercate di mantenervi, tenere il vostro centro e ce la fate sicuro. Pronti? Quattro conti per cominciare, quindi 1, 2, 3, 4. 3 e 4. 3, 1, 2. Pronti? Spero di avere il tempo di arrivare.
Ciao. Ciao. Plie. Seconda. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E stando. Concentrata. Spero che non abbiate sbagliato tutte le volte che ho sbagliato io. Sono tutto a posto. Ok, adesso c'è l'esercizio che io amo, ma Alessio non amo particolarmente, mi sembra che ci fosse un messaggio. Ok, cominciamo. State attenti, un esercizio in 7. Dovete contare sempre fino a 7. E poi cambiate gamba. Cominciamo con la destra dietro, è veramente importante per tutti i muscoli interni. Quindi destra dietro, iniziamo con un coupé. Coupé, giù. 2, 3, 4. Se potete aggiungete la spirale, la cambiate ogni volta. Io lo farò dritto per i principianti, Marzia aggiungerà la spirale, poi sentitevi liberi di aggiungerla o meno. Quindi ne fate 7. Coupé 1. Coupé 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, destra col passé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continuiamo, mi sposto perché sono troppo avanti. Destra di nuovo, questa volta il passetto al piede. Quindi E, 1, E, 2, E, 3, 4, E, 5, E, 6, E, 7. Sinistra, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 5, 6, 7. Promesso l'ultimo. L'ultimo. Plie, passè, releve quando più tardi. Quindi plie, releve 1, plie, releve 2. 4, 5, 6, 7, sinistra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, finire, e 1. Quindi facciamo coupé 7 volte, cambio, passé 7 volte, cambio, plié 7 volte, cambio, plié relevé 7 volte, finisco. Con l'ultimo, il plié releve per tutte, per esempio, quelle persone che fanno ballet è fondamentale perché è tipo un lavoro anche di punta. Mi ricordo che lo facevo quando facevo punte. Sempre questo lavoro di tutto in un piede, quindi la vostra mia piede diventa veramente forte. Adesso mi capite perché odio questo esercizio. Ok. Perché odio questo esercizio? Perché? Perché è pesante. È veramente pesante, vabbè. No? È molto bello alla fine, perché veramente alla fine vi sentite molto alti. Cercate, quindi, chi non sa fare la spirale ancora, guardate Ale, io mi muoverò perché farò la spirale. Coupé, passé, plié, plié, relevé, finito. 7, contate l'alta voce, perché sennò vi confondete. Contate sempre, 7, cambio gamba, 7, cambio gamba, 7, cambio gamba. Ok, ci siamo? 7 calci per cominciare. 2, 3, 4. 5, destra 6, dietro. 7, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambio, passe, 1, cambio gamba, 1, cambio gamba, plié. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sinistra, 1, plié, releve, e 1, 2, cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'ultimo, stop. Spero che ci avete fatta, sicuro vi sarà entrata. Strecciatevi i polpacci perché lo so, è micidiale. Esatto. Quindi strecciamo un po' di polpacci, però è vero, questo
Quindi era brutta forza nelle caviglie, nel lavoro dei piedi, nella stabilità, nei salti. Tantissimo. Quindi nell'essere pronto di... Pum! Esatto. Senza cadere. Facciamo 11 e un quarto. Plie. Facciamo due plie, in modo che ci calmiamo un poco. Poi abbiamo un adagio con una piccola combinazione e poi pranzo. Saremo un quarto d'ora, penso che ce la faremo. Ce la possiamo fare. Allora, plie. Molto semplice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eye contraction, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Release, 2, 3, 1, 2, 3. Se conti per andare giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Releve in secondi, scendo in secondi, cambio. Facciamo il cambio in end. Okay. Quindi il cambio in end farà solo end, pronti. 1, 2, 3, torno, 2, 3, 1, 2, 3, torno, 2, 3, eye contraction, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, in 6, giù, 6, torno, 6, releve, 6, torno, giù, quinta posizione, end, end, quinta posizione, facciamo 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, la contraction in quinta, 1, 2, 3, giù, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Gran plie con la spiral, quindi la spiral mi tira verso il lato destro, un braccio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi quando arriva a 6 il braccio è giù, 1 è giù, 1 è su, torno su, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un releve. Sempre spiral, sempre quindi cambia la nostra spiral. Finite il vostro gran plié, cambio la spirale e salgo il relevé. Torno giù, and di nuovo due demi plié con le braccia, una contrazione al alta centro. Al centro. Chi sa fare le spirale ancora meglio? 2, 3, gran plié, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un relevé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 punti, aggiungo l'altro braccio. Provo l'equilibrio se vogliamo provare a stare sulle gambe. Passo con la prima gamba, passo con l'altra gamba, apro. Le demi plié, le braccia non le abbiamo mai fatte con voi. Sono praticamente, immaginate una forma un po' quadrata, un po' questa forma, però dategli delle curve con le braccia, quindi è come fare questo tutto il tempo. Ovviamente il movimento parte dalla schiena, quindi voi fate demi plié 1, 2, 3, estendo 2, 2, 3, dall'altro lato 1, 2, 3, estendo 2, 3. Scegliete il vostro lato, vi piace iniziare da sinistra, iniziate da sinistra, se no da destra. E poi c'è il contraction, gran plié, releve, prima, seconda, quinta, quinta, releve, finito. Ok, andiamo con il plié. Ok, pronti, abbiamo 6 conti per cominciare e poi partiamo. No, that's fast. 2, 3, 4, 5, 6, plié, 1, 2, 3, estendo. Eye contraction. Gran plié in 6. Posizione e
Da qui facciamo una cosa che abbiamo fatto al floor, tilt. Abbiamo fatto il round jump e round jump. Adesso, il tilt parte dalla vostra schiena, è questo qua. L'abbiamo fatto oggi, ok? Quindi stessa cosa, siete lì con la vostra schiena, aggiungete le braccia e aggiungete una piccola gamba e state per 4. 1, 2, 3, 4. Torno al centro, 1, 2, 3, 4. Destra. Quindi la schiena parte, poi la gamba segue, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quindi per il tilt, la schiena, la gamba sale quanto la schiena scende, quindi schiena, questa è già troppo alta per adesso perché lo facciamo piccolino, però guardate il piccolino, 1, 2, 3 e 4, torno 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, adesso lo facciamo grande. Chi vuole rimane piccolo? Chi vuole, qua? Sì, quindi 1, 2, 3, 4, guardate, la schiena va, la gamba sale, torna la gamba, 1, sorry, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, sempre sostenuta, e torno, 1, 2, 3 e 4. Quindi è tutto da questo lato, non quindi come non c'è, fatto io. Non c'è questo, la gamba sale ma la schiena rimane su, la schiena va e la gamba vanno insieme. Esatto, quindi è proprio un tilt, letteralmente, tilt. Fare questo, tilt. Tilt, guardate, il corpo e la gamba si muovono ad esempio, esatto, nello stesso momento. Quindi non è importante l'altezza della gamba, l'importante, quello che ci interessa per lo studio del tilt, è la correlazione tra la vostra schiena e la vostra gamba. Okay? Quindi, round jump, giro. Giro. Step avanti, round jump, giro. Quattro tempi davanti, quattro tempi in piedi, lo stesso braccio della gamba dietro. Quattro tempi davanti, contraggo, full round jump. Stessa cosa a sinistra, ta-ta-ta, contraggo, fuori, diciamo, quattro tempi, gamba bassa, torno in quattro, 1, 2, 3, 4, torno, 1, 2, 3, 4, gamba alta, 2, 3, 4, torno, 2, 3, 4, gamba alta, 2, 3, 4, torno, 2, 3, 4, come abbiamo fatto il plié, lasciatevi andare un attimino, ok, proviamoci, sì? Ce la possiamo fare, pronti? Bam, bam, bam. E ricordatevi, il tilt nel primo, quello piccolino, potete anche tenere le braccia giù, perché la gamba non va su, quindi se volete tenere le braccia giù, tenete le braccia giù, altrimenti potete anche fare. Non ci sono molti conti nella musica, nel senso è una musica che è un audio bellissima, quindi appena iniziate la musica seguiteci e sentite la musica. Sentiamo le note. Questo è un pranzo. Stessa cosa, però sul posto. Il fenicottero, l'abbiamo messo il fenicottero.
Questo è un frances. Quindi oggi daremo il relevo 1-2, appoggio 3-4. 1-2, resto al centro 3-4. Due volte, poi veloce. 1-2, 4 volte. 3-4-5-6-7-8. Mi raccomando, gamba a 90 gradi. Questa è la posizione. Adesso 8, veloce. Quindi vuol dire 1-2-3-4-5-6-7-8. Sinistra, destra, ne facciamo un altro. 1-2. Clap. Poi le gambe fanno destra, sinistra, destra. Quindi aspetta, facciamo destra, sinistra, destra. Destra, sinistra. Esatto. Quindi 1-2, clap. Cambio, cambio, cambio. Clap. Stessa cosa che ha. 1-2-3-4. 1-2-3-4. 1-2-3. 4, 5, 6, la schiena sta ferma, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, cambio, 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 cambio. Molto importante per l'esercizio, le gambe, guardate, sono sempre tese, anche quando lo facciamo veloce, quindi saltiamo con questo muscolo qui del nostro sedere, saltiamo, bam. Quindi non c'è la mozione di plié, non c'è mai. Questo, mai. Sempre la gamba tesa. 1, 2, 3. Domani vi faranno male le gambe che si sentiranno tutte belle strecciate per questo esercizio. In realtà prima si faceva la sbarra questo esercizio, con una matta da viva. E da qui è proprio questa sensazione di spingere e andare avanti in diagonale. Spingere e andare avanti in diagonale. Ovviamente senza la sbarra è complicato. Però c'è questa sensazione di stesso, stesso, stesso. Quindi due volte lento, quattro volte più veloce, otto volte veloce, cambio, qua, qua, qua. Ok, andiamo. Okay. Abbiamo finito, ragazzi. Pronti? Grazie. Oh, that's... Ma questa è veloce, eh? Vabbè, non si Ok, pronti? Oggi abbiamo finito. Questi erano prances. Si chiamano prances. Yeah. E diventeranno molto, 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 molto veloci. Complicatissimi. Quindi, grazie a tutti per averci seguito oggi. Ringraziamo Danilo Ramic per la diretta con Danza Italia. Grazie mille a tutti. Siamo molto, diciamo, lieti di annunciare che in futuro, quando questa situazione finirà, ci vedrete in Italia. Quindi, tramite Danilo, tramite Danza Italia.
avrete l'opportunità di studiare con noi. Sì. Quindi spero di incontrarvi, speriamo di incontrarvi tutti molto presto. Anche il workshop, classi, qualora. Ciao mamma, Italia, che mi segue. Siamo contenti che potremo vedervi dal vivo. Quindi speriamo che si faccia la classe. Grazie per continuare a ci seguirci. Ci vediamo mercoledì. Mercoledì. Certa ora. Alle 4 in Italia. E alle 10 da noi. Un bacio dalla grande Mira, da Marzia Alessio. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Vivi. Ok, ciao. Potrò.